presidente, dottore Francesco D'Amore, la vicepresidente Caterina Trini, che è l'anima anche, lo possiamo dire, Caterina. Sì, sì, sono l'anima. Le ali di Ele, ci dite che cos'è questa associazione, cosa vuole fare a Mister Bianco e quali sono i progetti immediati? Allora, innanzitutto non è un progetto solamente per Mister Bianco. Noi abbiamo la presunzione di cominciare un discorso nuovo che, partendo dai bisogni di tutti, non solo dei bambini autisti, ma dai bisogni di tutti, dagli anziani, le ragazze madri, tutti i disabili, i bambini che non riescono a essere portati a passeggio nelle strade perché non è, perché piene di barriere architettoniche. Noi vogliamo realizzare tutta quella sommatoria di leggi che, se applicate, rendono la vita possibile per tutti. Inoltre, attraverso il lavoro che stiamo facendo, sperimentale, il lavoro di sinergie tra più professionalità, vogliamo arrivare, speriamo, a condizioni di salute migliore per i nostri ragazzi, in modo che anche loro possano godere della vita in tutti i sensi, per assaporarne il calore, i sapori, perché è giusto, semplicemente per questo. Questa associazione ha una sede a Mister Bianco. Facciamo un appello a tutte le famiglie, alle associazioni, alle istituzioni, per esempio. Sì, certo, il nostro appello è: vogliamo cambiare la cultura della disabilità. Con noi non deve più esistere la disabilità, deve esistere soltanto la diversità. Diversità come specialità. Siamo diversi perché siamo di colori diversi e null'altro. La nostra sede è pronta ad ospitare e ad accogliere quanti in realtà vorranno anche semplicemente giocare con noi. Lo diciamo subito, dov'è questa sede? Sì, è in via Marchese 86, Mister Bianco, qui vicino, proprio vicino alla Chiesa Madre. È piccolo, è un piccolo centro, ma abbiamo realizzato tutti i comfort per poter ospitare i nostri piccoli e grandi amici, con difficoltà più o meno gravi, e pronti ad accoglierli e ad abbracciarli e, perché no, a cambiare il mondo. Grazie, buon lavoro, buona fortuna. A voi, grazie.